Buongiorno. Bene, leggiamo in Matteo capitolo 25 versetto 40 e dice: Gesù ha detto: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Seguire l'esempio del Signore. Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti, guardava spesso gli allievi di una scuola situata al confine della Casa Bianca mentre giocavano. Un giorno vide un gruppo di ragazzi che deridevano un loro compagno perché indossava degli abiti vecchi e consunti. Il presidente, colpito dalla sofferenza di quel povero alunno, si informò chi fosse e venne a sapere che il padre aveva perso la vita quando aveva combattuto nell'esercito e che la madre provvedeva ai bisogni della famiglia con grande fatica facendo la lavandaia. La settimana successiva, il giovane alunno arrivò a scuola con abiti nuovi e raccontò con fierezza alla classe che il presidente era andato a trovarli e aveva portato tutti i suoi familiari ad acquistare degli abiti nuovi, facendo poi consegnare a casa loro una notevole quantità di provviste e un grande sacco di carbone. Per completare il tutto, tirò fuori dalla tasca una lettera indirizzata alla classe, firmata dal presidente stesso, così redatta: «Per favore, scrivete sulla lavagna questo versetto della Bibbia: in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Il giorno dopo, il presidente si presentò a scuola, parlò ai ragazzi di ciò che aveva visto nel cortile della scuola e spiegò loro il significato del versetto che era ancora scritto sulla lavagna. Colpiti da questo messaggio della Bibbia, i ragazzi cambiarono atteggiamento. Il presidente avrebbe potuto semplicemente ammonirli. Scelse invece di chiamare in causa la parola di Dio, poi di spiegarla, poiché ne conosceva la potenza per lavorare i cuori. Che il Signore ci benedica.